Bene, con questo video ci proponiamo di disegnare le proiezioni ortogonali di due solidi tra loro sovrapposti. Un prisma a base triangolare e una piramide a base quadrata. Ecco, il prisma lo poggiamo con la base sul piano orizzontale, con questo lato sul piano orizzontale, la piramide potrebbe essere poggiata più o meno in questo modo. Ecco, ma consideriamo i piani di riferimento. Piano orizzontale, verticale e laterale. Disponiamo più o meno in questa maniera il prisma e la piramide, con l'asse della piramide inclinato di 60 gradi rispetto al piano verticale. Ecco, per effettuare questo disegno dobbiamo considerare un piano ausiliario che è perpendicolare al piano orizzontale e parallelo all'asse della piramide e quindi a queste due facce del prisma, disposto in questo modo. Quindi è un piano che interseca il piano orizzontale lungo una linea che chiamiamo T'α e il piano verticale lungo una linea che chiamiamo T'α. Su questo piano proiettiamo il prisma e la piramide, viste appunto di lato, e ribaltiamo questo piano in questo modo, facendolo ruotare rispetto alla traccia T'α, per cui la traccia verticale T'α si ribalterà sul piano orizzontale diventando T'α. Bene, fatta questa breve premessa, possiamo cominciare il nostro disegno. Disegniamo innanzitutto gli assi di riferimento, la linea di terra. La linea di terra possiamo porla a una distanza più o meno di 10 cm dal margine superiore del foglio. Quindi siamo più o meno 10 e mezzo, un po' di più o meno qui. Quindi questa è la linea di terra. L con T. L'asse verticale possiamo porlo a una distanza più o meno di 16-17 cm dal margine destro del foglio, quindi più o meno siamo qui. Abbiamo dunque il piano orizzontale, il piano verticale e il piano laterale. Questa è la linea di terra che comprende anche, se vogliamo, gli assi di riferimento X, Y e Z. E questo è l'asse Y' che si ottiene quando i tre piani di riferimento vengono resi complanari, vengono aperti su un unico piano. E allora, come procediamo? Cominciamo a disegnare la traccia verticale del piano alfa, cioè la linea di intersezione di questo piano alfa col piano verticale. E la poniamo a una distanza più o meno di 9-10 cm dal margine sinistro del foglio. Ricordiamo che stiamo utilizzando un foglio di formato 33x48 cm. Ecco, questa è la traccia T secondo alfa. Ricordiamo anche che noi disegniamo con le penne perché disegnare a matita può creare dei problemi di visualizzazione con la videocamera. E allora usiamo la penna rossa per indicare le linee leggere di costruzione, quindi mina dura, se disegniamo a matita. La penna nera è indicata per le linee principali e quindi mina morbida. E allora disegniamo anche la traccia, inclinata di 60 gradi, T'α. E dunque la traccia ad essa perpendicolare, T'α. Bene, e allora proviamo ora a disegnare la proiezione del prisma sul piano alfa, sul piano ausiliario, quando questo piano viene ribaltato. E il prisma possiamo porlo a una distanza, per esempio, di 5 cm da questo punto. E supponiamo che abbia una base ancora di 5 cm. Il punto medio di questo segmento ovviamente è a 2,5 cm dagli estremi. E supponiamo anche che l'altezza del prisma, della base del prisma, sia di 6 cm.
Quindi tracciamo questa linea perpendicolare alla traccia T'α e su di essa stacchiamo la misura di 6 cm. Questo punto lo andiamo a unire con gli estremi della base, quindi con questo estremo e con questo estremo. Questa è la proiezione della base, di una delle basi del prisma, sul piano alfa, ribaltato sul piano orizzontale. La piramide. E allora la piramide, supponiamo che sia a 4 cm di distanza dallo spigolo del prisma, quindi siamo più o meno qua. E supponiamo che la base si allunga 5 cm. Allora prolunghiamo questo asse. Stacchiamo la distanza su questo asse di 5 cm e il punto medio che è a 2 cm e mezzo. Tracciamo l'altezza della piramide che supponiamo essere di 11 cm. Lasciamo un po' dal foglio la squadratura, ma non ha importanza. Uniamo questo vertice con gli estremi della base. Ma questa piramide dobbiamo ribaltarla sul prisma. E allora possiamo procedere in questo modo. Allora, uniamo questo punto che sarà il centro di rotazione con il punto di culmine di questa faccia. Questo lato non è altro che questo lato della piramide ribaltato così fino a poggiare sul vertice del prisma. Ecco, poi individuiamo su questa linea la posizione del vertice della piramide. Allora centriamo qui col compasso e apriamo il compasso fino al vertice della piramide e tracciamo questo archetto. Questo è il vertice V stellato. Otteniamo quindi il vertice V, per esempio con due asterischi. Allora, dobbiamo però disegnare l'altro lato della piramide. Abbiamo disegnato questo lato e questo, dobbiamo disegnare questo lato e la base. Procediamo così, centriamo in questo punto e apriamo il compasso fino all'altro estremo della base e tracciamo un archetto. Poi centriamo nel vertice bistellato e apriamo il compasso fino a questo punto qui. O fino a questo punto, la stessa cosa. Quindi in sostanza misuriamo la lunghezza del lato della piramide. Dobbiamo stare attenti alla massima precisione. Ecco, con questa apertura centriamo in bistellato e tracciamo allora questo archetto. Il punto di intersezione di questo archetto, del secondo archetto, col primo, ci individua l'altro estremo della base ribaltata. Possiamo allora disegnare questa base, che avrà una lunghezza evidentemente di 5 cm, e individuiamo il punto medio che è a 2 cm e mezzo, ovviamente, dagli estremi, quindi qui. Possiamo unire questo punto medio con il vertice V con due stelle. Si tratta di un asse, possiamo disegnarlo con linea tratto e punto. E uniamo quest'altro estremo con il vertice V con due stelle. E quindi abbiamo disegnato in pratica la proiezione sul piano ausiliario del prisma a base triangolare e della piramide, il cui contorno è questo, poggiato sul prisma. E allora possiamo cominciare a disegnare le proiezioni ortogonali. Cominciamo a disegnare la proiezione sul piano orizzontale di questo gruppo di solidi. Possiamo porci una distanza più o meno di un centimetro, o poco più di un centimetro,
dalla traccia e disegniamo questa linea di riferimento. Cominciamo a disegnare la proiezione dall'alto sul piano orizzontale del prisma triangolare. E allora, proiettiamo questi punti 1, Supponiamo che il nostro prisma abbia una lunghezza di 6 cm, quindi stacchiamo qui una misura di 6 cm e tracciamo questa linea parallela alla traccia di primo alfa. Questo è il disegno del prisma triangolare a base triangolare visto dall'alto. Disegniamone questo asse, quindi su 6 cm prendiamo la metà che è 3 cm e disegniamo questa linea. Che è l'asse della piramide. Cominciamo allora a disegnare la base della piramide proiettando questo punto e questo punto. La base della piramide, abbiamo detto, è quadrata di lato 5 cm, quindi stacchiamo 2 cm e mezzo a sinistra dell'asse e quindi qui 5 cm. E tracciamo queste due linee e abbiamo disegnato quindi la base quadrata della piramide vista dall'alto, che per effetto dell'inclinazione appare un rettangolo. Dove si troverà il vertice della piramide inclinata? Dobbiamo proiettare proprio questo vertice che interseca l'asse in questo punto, quindi questo sarà il punto V'. E andiamo a unire ora il punto V' con i quattro vertici della base della piramide. Ecco, quindi abbiamo disegnato le proiezioni della piramide e del prisma sul piano orizzontale. Possiamo ricalcare le linee principali. Allora, questo lato lo vediamo per intero, quindi linea continua. Questo lato è nascosto dal corpo della piramide, quindi lo tratteggiamo. Questi altri due lati, linea continua perché li vediamo. E anche questi quattro spigoli della piramide li vediamo. Quindi vanno disegnati tutti con linea continua. E li ricalchiamo. Bene. Questo è il disegno della proiezione della piramide inclinata sul piano orizzontale. Per quanto riguarda il prisma base triangolare, allora vediamo certamente questo spigolo. Vediamo questo spigolo, ma in parte sarà nascosto dalla piramide. La parte nascosta dalla piramide sarà tratteggiata. Lo spigolo superiore, in parte con linea continua, in parte tratteggiato perché nascosto dalla piramide. Mentre questi due spigoli della base le vediamo e le disegniamo con linea continua. Bene, abbiamo dunque disegnato la proiezione sul piano orizzontale della piramide e del prisma. Cosa succede sul piano verticale? Cominciamo a disegnare il prisma a base triangolare. Allora, portiamo su questi i vertici della base, 1, 2, 3 e 4, ma portiamo su anche questi estremi dello spigolo superiore. Proiettiamo questo vertice in questo modo. Linea inclinata a 60 gradi, tracciamo questa linea di proiezione. Quindi centriamo qui con il compasso e lo apriamo fino a questo punto.
e tracciamo questo arco fino alla traccia T secondo alfa. E da qui tracciamo una linea orizzontale di proiezione fino al piano laterale. E allora uniamo questo punto con i due estremi della base del prisma. Ecco, abbiamo disegnato la proiezione del prisma a base triangolare sul piano verticale. Questa base è questa base è questa. E ora facciamo cose un po' più difficili, disegniamo la piramide inclinata. Allora, cominciamo a disegnare la proiezione sul piano verticale della base e ora dobbiamo portare su un po' di linee. In particolare portiamo su gli estremi della base che poggia sulla linea di terra, che sono questi due punti qui, e gli estremi di questo lato superiore. Proiettiamo questo punto in questo modo fino alla traccia T stellato alfa, quindi partiamo da qui e tracciamo questa linea. Centriamo qui con il compasso, lo apriamo fino a questo punto e tracciamo questo arco. Da questo punto tracciamo una linea di proiezione orizzontale. Questa linea incontra questa linea in questo punto e questa linea in questo punto, che sono quindi gli estremi del lato superiore. Questi due punti sono invece gli estremi del lato inferiore e possiamo unire tutti questi punti. La coincidenza di questi due punti è puramente casuale. Ecco, questa è la base, la proiezione della base della piramide sul piano verticale. Ma proiettiamo anche il vertice. Allora, portiamo su questo punto e ribaltiamo questo punto sul piano verticale, quindi lo proiettiamo in questo modo sull'asse T stellato alfa, come al solito compasso, centriamo in questo punto e tracciamo quest'arco. E tracciamo questa linea di proiezione da questo punto qui. Il vertice della piramide è su questa proiettante ed è su questa proiettante, quindi è qui. E va unito con questi quattro vertici della base, in questo modo. Primo vertice, secondo vertice, terzo vertice e quarto vertice. Il disegno della proiezione sul piano verticale è completato, ma vanno calcate le linee principali per leggere bene il disegno. Cominciamo a ricalcare la base, che vediamo per intero, quindi si tratta di avere tutte linee continue. Questo spigolo lo vediamo per intero, quindi va calcato con linea continua. Stesso discorso per quest'altro spigolo. E anche per questo spigolo. Questo spigolo invece è nascosto dal corpo della piramide, dalla superficie laterale della base, quindi lo disegniamo in tratteggio.
abbia disegnato così la piramide proiettata sul piano verticale. Ma ora ricalchiamo le linee principali invece del prisma a base triangolare. Quindi questa faccia la vediamo per intero. Allora queste linee sono linee continue, una e due. Questi spigoli sono totalmente nascosti dalla piramide e quindi vanno tratteggiati. Lo spigolo superiore sarà continuo fin qui e poi tratteggiato. Questo punto coincide con questo. Bene, abbiamo disegnato così la proiezione dei due solidi sul piano verticale. Cosa succede sul piano laterale? Allora, cominciamo a disegnare il prisma a base triangolare sul piano laterale, proiettato sul piano laterale. Quindi proiettiamo le basi, gli estremi delle basi. Ma anche questi punti. E con l'aiuto del compasso ribaltiamo tutti questi punti sulla linea di terra. Allora, questa faccia qui anteriore al prisma è compresa fra questo punto e questo punto. Il punto medio è questo. Tiriamolo su. L'altezza del prisma è questa. Dobbiamo unire allora questo vertice con questo punto e con questo punto. La faccia posteriore è compresa fra questo punto e questo punto. Il punto medio è questo, che tiriamo su. Il vertice superiore è qui e uniamo questo vertice con questi due punti di estremità della base. Uno. E due. Abbiamo disegnato la proiezione del prisma base triangolare sul piano laterale, ma disegniamo la piramide. Cominciamo a proiettare i lati della base. E allora, ecco, il lato del quadrato di base della piramide è compreso fra questo punto e questo punto. Il lato superiore è compreso fra questo punto e questo punto. Allora, portiamo su intanto questo punto qui, in questo modo, e anche questo altro punto. Allora, questo vertice è questo. Si trova su questa linea e su questa linea. Questo vertice è questo. Questo vertice è questo. Questo vertice e questo. Possiamo unirli in questo modo.
questa figura è la proiezione sul piano laterale della base della piramide inclinata. Proiettiamo il vertice della piramide. Allora, il vertice è questo e va a coincidere, ma per puro caso, con questa linea. Il vertice della piramide è anche su questa linea, quindi prolunghiamo questa linea di proiezione. Il vertice della piramide è qui. V con 3, questo è V secondo. E si tratta ora di unire questo vertice con i quattro spigoli, con i quattro vertici della base. Quindi ecco, ora abbiamo disegnato la proiezione di questi due solidi sul piano laterale, ma ricalchiamo le linee principali per rendere bene visibile i due solidi. Allora, se noi guardiamo da questa direzione, verso il piano laterale, che è qui, vediamo questa faccia compresa fra i punti E ed F per intero. Questa faccia posteriore, vediamo questo spigolo per intero, ma questo spigolo è nascosto, quindi tratteggiato. Per quanto riguarda la piramide, allora noi guardiamo sempre in questa direzione, questo lato da A a B lo vediamo per intero, linea continua. Questo lato è nascosto, quindi linea tratteggiata, DC. Questo spigolo da A a V è continuo fino a questo punto. Poi passa dietro al prisma, non lo vediamo più, poi riemerge e lo vediamo con linea continua. Questo spigolo lo vediamo per intero, linea continua. Lo spigolo D lo vediamo per intero fino a questo punto, poi è nascosto dal prisma e poi riemerge. Lo spigolo che parte da C è interamente nascosto dal corpo della piramide. Quindi abbiamo inserito delle lettere per quanto riguarda la piramide. Il punto A è qui, il punto A vertice della base, il punto B è qui, il punto C è su questa proiettante e su questa, il punto D è su questa proiettante e su questa. Per quanto riguarda il prisma abbiamo il punto E, il punto F che sono sulla linea di terra. Lo stesso vale per il punto H e il punto G. Il punto I è qui, il punto L è qui. Proviamo a dare un colore per cercare di rendere meglio visibile questi solidi. Ecco, abbiamo così disegnato le proiezioni ortogonali di una piramide retta a base quadrata, lato della base 5 cm, altezza 11 cm, poggiata su un prisma a base triangolare. La base del prisma triangolare è di 5 cm di lunghezza, l'altezza del prisma 6 cm, la larghezza del prisma 6 cm. Possiamo fermarci qui. Buon lavoro.